Nella giornata di ieri al Comune di Ravenna sono stati assegnati i finanziamenti per prolungare l'intervento fino al ponte mobile. Un risultato fortemente voluto, ma devo dire anche in parte inatteso, nel senso che c'era stato un impegno forte dell'amministrazione comunale al completamento della passerella in Darsena. Ci eravamo candidati a riutilizzare delle risorse che erano andate non spese rispetto al bando periferie, 3 milioni di euro, e proprio ieri abbiamo avuto questa autorizzazione da parte dello Stato di ulteriori 3 milioni di euro per completare quest'opera. È una grande notizia per la città, per un'opera che è entrata già nel cuore, nella vita quotidiana dei ravennati e che finalmente vedrà appunto la completezza di quest'opera che ci porterà fino al Ponte du Mobile, fino al Pala d'André e collegherà ancora di più il mare alla città. È chiaro che le diverse aree da qui arrivare fino al Ponte Mobile avranno delle vocazioni specifiche, alcune diciamo più legate al commercio, alla vita quotidiana, come quelle dove ci sono pubblici esercizi o realtà associative, più diciamo legate allo sport e al footing, alle passeggiate, quelle che insistono in zone meno antropizzate. Quindi il progetto leggerà la Darsena e si adatterà ai diversi punti dove passa.